Se vedete qualche vostro vicino, insultatelo, tirategli il secchio d'acqua, fate qualcosa, ma chi se ne frega? Tanto in questo momento di follia, la follia è quasi concessa. Buongiorno, oggi faccio una diretta un po' così all'ultimo minuto, ma perché sono molto molto *****ata. Io chiedo che al ministero mi dicano che *****o vuol dire sta cosa. Allora, per me questa è spazzatura. Non osate, e qua vi dico non osate, scrivere né alla mail mia, né alla mail coronavirus, se potete fare la passeggiata sotto casa. Io non permetto a nessuno dei cittadini di Bareggio di uscire di casa, a costo che vi sigillo. Fermeremo chiunque, carabinieri, polizia locale, chiunque fermerà. Anzi, sto verificando se anche noi come ufficiali dello Stato possiamo fare le multe, così esco anch'io e multo tutti, perché mi sono rotta le... Se vedete qualche vostro vicino, insultatelo, tirategli il secchio d'acqua, fate qualcosa, ma chi se ne frega? Tanto in questo momento di follia, la follia è quasi concessa. E credo che stamattina sarà una giornata in cui insulterò un po' di persone che mi incontrano. Quindi non mi salutate stamattina. Se volete, quelli che hanno così urgenza di uscire di casa, mandano una richiesta al prefetto, o anzi al ministro, adesso chi è che l'ha firmata sta roba qua? Al capo del gabinetto. E gli scriva lui, quando questo capo del gabinetto in persona verrà a Bareggio e mi dirà: sindaco, lei sta sbagliando, ma lo voglio vedere in persona qua, allora ritratterò, sì, ma tanto non verrà, ma non ritratto, perché questa è una scemata, e va detto, e tutti lo devono capire che questo testo è una scemata, né più né meno.